Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Matteo, capitolo 6, versetto 25. Il Signore ha cura di te. Preoccuparsi è come dire che Dio non è in grado di avere cura di noi, mentre nutre gli uccelli e orna di fiori l'erba dei campi. Gesù disse, osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete? Ora, se Dio riveste così l'erba, che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Luca, capitolo 12, versetto 24-28. E dimenticare quello che la sua parola ci invita a fare, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Primo Pietro, capitolo 5, versetto 7. Preoccuparsi lascia supporre che Dio non si interessa ai nostri problemi, invece egli sa benissimo di che cosa abbiamo bisogno. È come pensare che Dio non ci ami e non voglia soddisfare le nostre necessità, mentre egli è interessato a ciascuno di noi. E per l'avvenire ci preoccuperemo per i giorni futuri? Gesù raccomanda, non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo, capitolo 6, versetto 34. Ci sono stress ed ansia provenienti dal fatto che ci si preoccupa troppo dei problemi del momento e degli affari del mondo. Il rimedio per ogni credente è di essere piuttosto occupati delle cose che sono eterne, come ci insegna l'Apostolo Paolo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Colossesi, capitolo 3, versetti 1-2.